Amici sportivi, un cordiale saluto da Luca Vinoto dallo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, dove quest'oggi si affronteranno Mazara e Don Carlo Bisilveri nella sfida valida per la decima giornata del campionato di eccellenza Girone A, con la collaborazione cortese di Vincenzo Bibitone alle riprese, alla regia. Andiamo a leggere le formazioni che fra poco si affronteranno in campo. Don Carlo Bisilveri che scende in campo con Marino, Fricano, Ficarra, Lonigro, Cossentino, Giuliano, Mendola, Cerniglia, Concialdi, Secan e Iraci. A disposizione in panchina Zummo, Frisella, Colombatti, Pellegrino, Romano, Caracappa, Matera, Lucera e Loggerfo. Allenatore il signor Salvatore Utro. Mazara che risponde con Thomas, Saia, Bertoglio, Federico, Longo, Pirrello, Camarà, Cesar, Fernandez Castro, El Amraoui e Gomez. A disposizione in panchina Dominguez, Vallone, Illiano, De Vivo, Cardoso, Ventrone, De Martino, Semeraro e Gancitano. Allenatore il signor Dino Marino, che oggi è squalificato, quindi al suo posto in panchina siederà il preparatore atletico Paolo Calandrino. La terna arbitrale di quest'oggi, composta dal signor Polaka Yukumere della sezione dell'Aquila, coadiuvato da due assistenti, entrambi di Enna, si tratta del signor Francesco Diventi e della signora Elvira Rizzo. Pubblico delle grandi occasioni oggi al Nino Vaccara, ricordiamo che la società ha indetto la giornata giallo-blu per una sfida che a tutti gli effetti è un match di alta classifica. Don Carlo Bisilveri che occupa infatti il terzo posto in classifica, Mazara che dopo la vittoria della Mazzarese di ieri è al quinto posto. Operazioni consuete prepartite effettuate già dai due assistenti arbitrali, a breve prenderà il via la gara. Dicevamo, si affrontano due squadre in forma, il Mazara che è reduce da 7 risultati utili consecutivi nelle ultime 7 giornate per i canarini, sono arrivate 5 vittorie e 2 pareggi, l'ultimo domenica scorsa sul difficile campo di Enna. La Don Carlo Bisilveri invece non ha mai perso in questo campionato, gara appena iniziata, il fischio d'inizio del signor Yukumere e Don Carlo Bisilveri che subito si spinge in avanti sulla destra con Iraci, recupera palla però per il Mazara Fernandez Castro che poi prova a ripartire subito in velocità, allargare sulla destra per Camarà, non riesce nell'anticipo con Cialdi, Camarà propone in avanti per Gomez che affronta in velocità il diretto avversario, si trattava di Giuliano, prova il destro che si spegne sul fondo, prima occasione dopo pochi secondi per i canarini con questa conclusione di Gomez che però si è spenta sul fondo. Dicevamo due squadre in salute, Don Carlo Bisilveri che è anche il secondo miglior attacco del torneo con 19 gol fatti, il Mazara che è la terza, invece il terzo miglior attacco del campionato con 16 reti fin qui realizzate, però la difesa della Don Carlo Bisilveri finora ha dimostrato di essere abbastanza impenetrabile, sono soltanto 3 i gol subiti dalla compagine palermitana fin qui, 0 addirittura quelli subiti in trasferta dai biancorossi. Calcio di punizione per la Don Carlo Bisilveri con sembra Cerniglia sul punto di battuta, si batte adesso, palla messa in mezzo a cercare le torri, la torre di Cossentino che però non riesce a concludere verso la porta difesa da Thomas, palla che finisce sul fondo e dunque subito Bisilveri che risponde con un'altra occasione su calcio piazzato, la palla però è terminata direttamente sul fondo. Si riprenderà comunque con un rinvio da parte del portiere argentino del Mazara, Franco Thomas, che studia il piazzamento dei compagni, poi sceglie di andare da Bertoglio sulla sinistra. Bertoglio che rientra oggi dopo la squalifica scontata domenica scorsa a Enna, ma la Don Carlo Bisilveri riconquista il pallone. Iraci prova a superare Pirrello che però tiene la posizione e riconquista il pallone. Poi un altro lancio in avanti per i biancorossi, troppo a ridosso del portiere Franco Thomas che agguanta la sfera e la blocca. Palla per Longo in area di rigore. Longo per Cesar con un passaggio rischioso, riconquista palla la Don Carlo Bisilveri in zona offensiva. Iraci pescato in posizione di offside dal secondo assistente dell'arbitro, la signora Elvira Rizzo, che ha subito sventolato la bandierina e dunque calcio di punizione già battuto dal Mazara. Federico, Longo. Longo prova ad andare lungo per Gomez che non arriva sul pallone, poi Cossentino spazza via e allontana la sfera. C'è Longo sul pallone, Longo che poi sceglie di appoggiare sul compagno di reparto Samuele Pirrello che prova ad allontanare il pallone sul sinistro ma
La palla finisce direttamente a Cerniglia che la riconquista per la compagine ospite. Poi Cesare Bravo conquista un fallo laterale sotto lo spicchio di stadio occupato dalla tifoseria ospite. Altro fallo laterale per il Mazzara che prova così a guadagnare metri in questa fase di gioco. Sono passati poco più di 3 minuti dal fischio d'inizio e Mazzara che prova a impostare da dietro con Pirrello. Adesso Federico, ancora Pirrello. Pirrello torna indietro da Thomas. Thomas rinvia a lungo a cercare i centimetri di Gomez che prova a prolungare di testa per l'Amraoui e ci riesce. L'Amraoui poi cerca Camara ma sbaglia la misura del passaggio e Don Carlo Misilmeri che riconquista il pallone. Adesso Concialdi sulla sfera. Poi palla buttata in avanti alla ricerca della velocità di Sekan, però la palla è troppo lunga ed è facile preda per il portiere del Mazzara, Franco Thomas. Adesso Federico lascia lì a Longo, Longo che cerca subito Camara che prova a prolungare, ben contrastato però dai difensori della Don Carlo Misilmeri, poi Saia riconquista il pallone, palla che carambola sui piedi di Federico, contrastato in questa occasione da Concialdi. Federico poi prova ad allontanare, la palla finisce a Cesar. Cesar prova a lanciare lungo ma un avversario rinviene su di lui e riconquista il pallone per la Don Carlo Misilmeri. Palla allargata sulla destra per Iraci. Iraci che prova a mettere in mezzo. Arriva però la deviazione in corner da parte di Samuele Pirrello e dunque sarà calcio d'angolo per la Don Carlo Misilmeri. Sono diversi gli ex della partita, quasi tutti in maglia biancorossa. Si tratta del portiere Simone Marino che l'anno scorso era qui a Mazzara, ma anche, ricorderete, Sekan, Concialdi e Iraci, il tridente d'attacco della Don Carlo Misilmeri. Tutti e tre hanno vestito negli anni scorsi la maglia giallo-blu. Calcio d'angolo battuto corto dalla Don Carlo Misilmeri, uno schema, attenzione, il Mazzara però riconquista palla al limite dell'area con El Amraoui che poi subisce fallo, non secondo l'arbitro che assegna la rimessa laterale alla formazione palermitana. Rimessa laterale già battuta all'indirizzo di Cerniglia che poi riesce a saltare un avversario. Ancora si tratta di Lonigro, scusate, non Cerniglia. Poi sbaglia la misura del passaggio il giocatore della Don Carlo Misilmeri e Camara riconquista il pallone. Camara subisce poi fallo da parte di Mendola. Calcio di punizione per il Mazzara. Occasione però sciupata dai canarini che hanno praticamente regalato il pallone alla squadra avversaria. Don Carlo Misilmeri che adesso può impostare da dietro e dettare i ritmi della partita. Cosentino prova a lanciare, a prolungare per Cerniglia. Poi il contrasto tra Iraci e Bertoglio. Iraci ne salta addirittura tre e la lascia lì per Mendola che allarga sulla sinistra per Concialdi. Può crossare in mezzo Concialdi a cercare Sekan che non arriva a intervenire con il colpo di testa. È finito anche a terra l'attaccante della Don Carlo Misilmeri tra le proteste dei compagni di squadra, ma il Mazzara ha riconquistato il pallone e prova così a sua volta imbastire un'azione offensiva con Federico che salta Mendola, non riesce però a fare lo stesso con Lonigro. La palla resta lì sulla destra però troppo lunga per Iraci e dunque oltrepassa la linea laterale, sarà rimessa con le mani per il Mazzara. Ritmi alti già dalle prime battute di questo incontro, Don Carlo Misilmeri che sta cercando di prendere il predominio territoriale qui al Nino Vaccara, risultato che però recita ancora 0-0. Adesso fallo laterale battuto da Bertoglio in avanti a cercare Gomez, poi Federico prova ad allontanare, la palla finisce addirittura fuori dallo stadio, direttamente sul fiume Mazzaro. Sarà comunque rimessa laterale per la Don Carlo Misilmeri. Dicevamo di un Misilmeri impenetrabile, come avevamo anticipato sono soltanto tre le reti subite dai biancorossi fin qui, che non hanno mai incassato gol nelle gare esterne giocate fino alla scorsa giornata. Adesso Mazzara che prova a ripartire con Bertoglio che prolunga per Gomez, si fa però anticipare da Cosentino subendo fallo, calcio di punizione per il Mazzara, quasi all'altezza della linea di centrocampo. Fernandez Castro lascia l'incarico della battuta al compagno Samuele Pirrello che poi serve Cesar. Longo. Prova ad avanzare Longo anche prendendosi qualche rischio, infatti perde palla sulla pressione di Sekan. Adesso Concialdi allarga sulla destra per Iraci che riceve al limite dell'area, prova a concludere. L'intervento di Bertoglio in scivolata è miracoloso, Bertoglio è come se avesse segnato un gol perché Iraci era tutto solo davanti a Thomas. Quindi quando siamo all'ottavo minuto, grandissima occasione per la Don Carlo Misilmeri, grandissimo intervento anche del classe 2003 Cristian Bertoglio che ha evitato guai peggiori. Adesso Concialdi prova a mettere in mezzo ma
allontana la difesa del Mazzara, poi l'Amraoui lascia lì per Fernandez Castro che con un sinistro spedisce direttamente nella metà campo avversaria dove c'è solo Mendola che può gestire il pallone, scusate, si tratta di Ficarra che può gestire il pallone. Adesso Don Carlo Misilmeri che può ripartire da dietro, Lonigro sbaglia la misura del passaggio, il numero 5 della Don Carlo Misilmeri, recupera la sfera il Mazzara che adesso prova a proporsi in avanti con Camara, la lascia lì per El Amraoui, il servizio di El Amraoui per il compagno è sbagliato, la palla termina direttamente oltre la linea di fondo e sarà rimessa per il portiere del Misilmeri, Simone Marino, uno dei due under schierati quest'oggi da mister Rutro. Simone Marino, il portiere che l'anno scorso ha vestito la maglia giallo-blu, era il secondo di Giorgio Pizzolato, l'altro è il classe 2003 Francesco Ficarra. Due gli under anche per il Mazzara in campo, si tratta del classe 2003 Cristian Bertoglio, decisivo poco fa sulla conclusione di Concialdi e di Iraci, e il numero 2 Davide Saia, classe 2004, che abbiamo visto poco fa in azione. Adesso l'Amraoui prova la finezza di tacco ma sbaglia la misura del passaggio con Misilmeri che recupera il pallone e prova a ripartire direttamente dal portiere. Misilmeri che prova a imbastire l'azione offensiva direttamente dalla retroguardia, Cerniglia sbaglia la misura del passaggio, Federico la recupera per il Mazzara, poi Camara non riesce a tenerla in campo, sarà rimessa laterale per il Misilmeri nei pressi della panchina ospite. Saia recupera palla sul Concialdi senza commettere fallo, poi allarga sulla destra per Gomez che può concludere direttamente verso la porta avversaria, allarga troppo la misura del destro Gomez, la palla finisce direttamente sul fondo, ma azione pericolosa da parte del Mazzara che in questa occasione è andato vicino al vantaggio. Adesso protesta da parte dell'allenatore del Misilmeri Salvatore Utro con l'arbitro il signor Paul Aka Yukumere che va a confrontarsi con il tecnico biancorosso per cercare di calmare gli animi. Si può ripartire con la rimessa dal fondo, Simone Marino per il numero 6 Giuliano, poi palla per Iraci che la lascia lì per il compagno, lancia in avanti a cercare Sekan che arriva sul pallone beffando la difesa del Mazzara, Sekan conclude verso la porta, Thomas respinge, si salva anche in questa occasione la difesa canarina che qui ha rischiato parecchio, emozioni che non stanno mancando qui al Nino Vaccara, quando sono passati poco più di 10 minuti sono almeno 4 le palle gol, 2 a testa registrate fin qui, col Mazzara che però in entrambe le occasioni ha rischiato tantissimo, se non fosse stato per Bertoglio prima e Thomas pochi istanti fa, diciamo il Misilmeri avrebbe potuto approfittarne. Calcio di punizione per il Mazzara battuto da Bertoglio in avanti direttamente sulla testa di Gomez che però non riesce ad anticipare Giuliano, Misilmeri che prova a ripartire con Sekan, Sekan si fa portare via la palla da Cesar, adesso El Amraoui prova ad avanzare, subisce anche fallo dal numero 5 del Misilmeri, Lonigro, arbitro che comanda il calcio di punizione dai 25 metri per il Mazzara senza però prendere provvedimenti nei confronti del giocatore della Don Carlo Misilmeri. Sarà calcio di punizione quindi per il Mazzara da posizione invitante, vediamo per quale soluzione opteranno i gialloblu in questa occasione. Sono le proteste dei calciatori della Don Carlo Misilmeri all'indirizzo dell'arbitro che comunque ha ormai comandato il calcio di punizione, dunque non si può sicuramente tornare indietro. Sul punto di battuta al momento ci sono almeno 4 maglie gialle, si tratta del capitano El Amraoui, del numero 7 Camara, del numero 9 Fernandez Castro e anche di Federico. Vedremo quale soluzione sarà adottata dalla squadra di casa per questa ghiotta occasione. Adesso si allontana Camara, si allontana anche Fernandez Castro, restano soltanto Federico ed El Amraoui, parte il capitano col mancino, palla direttamente respinta dalla barriera del Misilmeri ma il Mazzara resta in avanti con Fernandez Castro sul vertice destro dell'area, la lascia lì per Camara, poi Concialdi rinviene su di lui e mette direttamente in fallo laterale.
El Amraoui quasi al limite dell'area, prova a girarsi in un fazzoletto di terreno, El Amraoui mette in mezzo, la palla arriva direttamente a Bertoglio, Mazzara che resta in pressione offensiva in questa occasione, Bertoglio poi prova a superare il diretto avversario, si tratta di Fricano, mette in mezzo il numero 3 del Mazzara, Gomez anticipato da Costantino, poi El Amraoui la recupera su Concialdi, Camara mette nuovamente in mezzo con Gomez che non riesce ad arrivare sul pallone, forse trattenuto da un avversario, poi prova la conclusione Longo che cicca clamorosamente il pallone, Fernandez Castro, pressione offensiva quasi, adesso Fernandez Castro resta a terra, perde palla sulla pressione di Fricano e il Misil Meri prova a ripartire ma Bertoglio intercetta il pallone, poi Federico prende posizione in maniera fallosa secondo il direttore di gara su Sekan, calcio di punizione per il Misil Meri con il Mazzara che ha pressato tantissimo in quest'ultimo minuto di gioco dalle parti di Marino senza però riuscire a creare un pericolo per il giovane portiere del Misil Meri. Può ripartire, dunque si aspetta il fischio dell'arbitro con Costantino sul punto di battuta, poi il difensore del Misil Meri lascia l'incarico proprio al portiere Simone Marino con la squadra di Mister Utro che può così alzare il baricentro, palla in avanti a cercare Sekan, la palla però arriva direttamente al collega di Simone Marino, Franco Thomas, che può far ripartire l'azione offensiva del Mazzara, Camara però non riesce ad arrivare sulla sfera che si spegne direttamente in fallo laterale, riesta laterale battuta dal classe 2003 Francesco Ficarra, prova a lanciare in avanti, Saia intercetta il pallone che arriva direttamente tra i piedi di Pirrello che poi alza un campanile all'altezza del centrocampo, Gomez di testa anticipa Giuliano, allarga sulla sinistra dove però Iraci è più lesto di Bertoglio ad arrivare sul pallone, alla cieca Iraci non trova compagni, l'azione poi viene rilanciata direttamente dalla difesa del Misil Meri con Saia che allontana il pericolo, adesso tanta confusione in campo con possesso del pallone che cambia continuamente padrone, Simone Marino va al rinvio col destro ma trova i piedi di Federico, adesso Misil Meri che riconquista la palla con Fricano, palla in avanti per Sekan, pescato però in posizione di offside il centravanti del Misil Meri che oggi sostituisce l'indisponibile Pietro Balistreri che è anche uno dei capocannonieri del Misil Meri con 3 reti realizzate fin qui, l'ultima domenica scorsa sul rigore, rete che ha consegnato al Misil Meri 3 punti pesantissimi contro la Leonfortese. Adesso palla in avanti da parte di Pirrello, Gomez prova ad anticipare Giuliano commettendo fallo a giudizio dell'arbitro, calcio di punizione per il Misil Meri. Dicevamo dei marcatori del Misil Meri, fin qui 3 reti per Balistreri, Giuliano che di professione è un difensore ma è uno dei 3 capocannonieri del Misil Meri con 3 gol realizzati fin qui, uno bellissimo in rovesciata contro l'Enna qualche giornata fa che consegnò un punto pesantissimo al 98esimo alla squadra di Mister Utro e l'altro è Mendola, anche lui autore di 3 gol fin qui. Palla in avanti all'indirizzo di Sekan che prolunga per Concialdi. La palla è però troppo lunga per il numero 10 del Misil Meri e Thomas poi fa sfilare la palla oltre la linea di fondo. Mazzara che può così ripartire con una rimessa dal fondo. Mazzara alla ricerca dell'8º risultato utile consecutivo dopo lo stop interno con l'Akragas, infatti come dicevamo sono arrivate 5 vittorie per la formazione di Mister Marino e 2 pareggi, una nel derby con la Mazzarese, pareggio velenoso che ha lasciato parecchi strascichi subito dopo e l'altro domenica scorsa al 90esimo con l'Enna, con Gomez che si è inventato un Eurogol che ha consegnato un punto molto pesante al Mazzara. Adesso Federico non riesce a servire Camara, recupera palla il Misil Meri che può ripartire così con Simone Marino, Saia sul pallone, sbaglia lo stop il classe 2004 del Mazzara, la lascia lì per Mendola che però se la trascina oltre la linea laterale, dunque Mazzara che può beneficiare di una rimessa con le mani all'altezza della panchina occupata proprio dalla squadra gialloblu. Arbitro che chiede a Saia di arretrare un po' il punto di battuta. Adesso Saia lancia in avanti a cercare Gomez, controllato fisicamente da Giuliano, messo giù dal numero 6 del Misil Meri, arbitro che se ne accorge e fischia un calcio di punizione in favore dei canarini.
entrambi i numeri 10 accanto all'arbitro. Sarà però El Amraoui sul punto di battuta a battere questo calcio di punizione. Come dicevamo, Concialdi fino a qualche stagione fa è stato tra i protagonisti in maglia giallo-blu. Adesso El Amraoui per Longo. Saia poi sbaglia la misura del passaggio, lo Nigro recupera palla per il Misil Meri, prova a studiare il piazzamento dei compagni e poi serve nelle vicinanze Mendola, rinviene su di lui El Amraoui che se la fa carambolare addosso e palla che finisce oltre la linea laterale. Mazzara che recupera palla dopo la battuta della rimessa laterale, El Amraoui subisce fallo da Mendola, dal numero 20 del Misil Meri, calcio di punizione in favore dei gialloblu. La battuta del calcio di punizione è lasciata al portiere gialloblu Franco Thomas, che cerca il secondo clean sheet consecutivo casalingo dopo quello contro il CUS Palermo, una vittoria sofferta per 1-0 che per la formazione di mister Marino è significata il sesto risultato utile consecutivo, poi striscia prolungata domenica scorsa, come dicevamo, a Enna con il pareggio pesante sul campo dell'Enna. Adesso Federico alla cieca in avanti a cercare Gomez, che di petto serve Camarà. Camarà che combatte con due avversari, poi la perde, prova a girarsi in un fazzoletto di terra e la perde sulla pressione di Mendola. Il Mazzara riconquista palla con Cesar, ma c'è stato un intervento falloso da parte forse proprio dello stesso Camarà. Calcio di punizione in favore del Misil Meri. Dopo 10 minuti di fuoco, adesso ritmi che si sono un po' abbassati in questa fase di gioco. Nei primi 10 minuti, come dicevamo, si sono registrate almeno 4 nitide occasioni da gol, 2 per parte con il Misil Meri, che obiettivamente è stato più pericoloso nell'area avversaria. Mazzara che comunque ha provato a rispondere creando tanta densità in area biancorossa. Calcio di punizione battuto adesso da Giuliano che cerca Iraci, palla recuperata però da Bertoglio per il Mazzara, poi lo Nigro di testa prova ad allargare sulla destra per Iraci, rinviene su di lui Fernandez Castro con la sua velocità, Federico poi prova a lanciare Cesar, ma il Misil Meri riconquista il pallone, sponda di Sekan per Iraci che prova a superare i due avversari, la perde sulla pressione di Bertoglio, poi ci prova direttamente con un destro che però non crea pericoli il numero 77 Giacomo Fricano, palla che finisce direttamente sul fondo, dunque si può ripartire con una rimessa dal fondo per il portiere del Mazzara Franco Thomas. Tra i diffidati in casa gialloblu sono due tra quelli in campo, uno in panchina, si tratta dei centrocampisti Federico e Cesar, mentre in panchina è diffidato anche il classe 2004 Simone Ventrone. Chiaramente dovranno stare attenti se non vogliono saltare il prossimo impegno del Mazzara, che domenica prossima sarà impegnato a Carini sul campo del Resuttana San Lorenzo. Adesso Costantino di testa anticipa Fernandez Castro, palla lasciata lì per Mendola che allarga sulla sinistra per Concialdi, pescato però in posizione irregolare il numero 10 del Misil Meri con la signora Elvira Rizzo che ha alzato la bandierina per segnalare l'offside. Mazzara che è già ripartito con questo calcio di punizione, Camarà sulla destra prova a studiare il piazzamento dei compagni, il numero 7 del Mazzara, Camarà poi perde palla sulla pressione di un avversario, l'ultimo tocco è il suo e terna arbitrale che assegna la rimessa laterale in favore della Don Carlo Misil Meri. Adesso il calciatore della Misil Meri chiede che il pallone venga cambiato, evidentemente era un po' sgonfio. Si carra alla battuta con le mani di questa rimessa laterale, prova a battere lungo uno dei due under in casa Misil Meri, la deviazione di testa da parte di Federico direttamente in fallo laterale, Misil Meri che guadagna dunque qualche metro in occasione di questo fallo laterale. C'è ancora Ficarra a battere con le mani per il Misil Meri, palla arriva a Longo che anticipa Sekan, la recupera per il Misil Meri Cerniglia che poi subisce fallo da parte di Cesar, calcio di punizione per il Misil Meri da posizione invitante, saranno circa 25 metri
dal punto di battuta alla porta difesa da Thomas, e il Misil Meri di specialisti sui calci di da fermo sicuramente ne ha, dunque bisognerà stare attenti in questa occasione. A colloquio il capitano del Mazara Sami El Amraoui con il signor Yukumere dell'Aquila, che adesso prova a far rispettare la distanza tra il punto di battuta del calcio di punizione e la barriera. Concialdi se la giusta, probabilmente sarà lui ad andare alla conclusione. Sul punto di battuta anche il numero 7 Iraci e il numero 5 Lonigro. Vedremo quale sarà la soluzione adottata dalla formazione di Mister Utro in occasione di questo calcio piazzato. Occasione ghiotta quando siamo al 24esimo minuto di gioco. Parte Concialdi che poi la lascia lì per Iraci. Il destro di Iraci deviato arriva direttamente tra i guantoni di Thomas che la blocca. Va al rinvio lungo il portiere del Mazara a cercare Camarà, che tutto solo può controllare il pallone. Rinviene però su di lui proprio Ficarra, che la mette in fallo laterale. Saia prova a servire in avanti Gomez, che prolunga di testa per El Amraoui. La perde però il capitano del Mazara sull'intervento di Giuliano. La riconquista però per i gialloblu Camarà. Poi El Amraoui. Si gira El Amraoui, allarga sulla sinistra per Bertoglio, che può così avanzare. Mazara in proiezione offensiva in questa occasione. Palla per Cesar che prova il destro che non impensierisce Marino. Blocca in due tempi il giovane portiere del Misil Meri. Tiro poco pericoloso questo da parte del centrocampista portoghese all'indirizzo di Simone Marino. Palla in avanti da parte di Giuliano, poi Longo controlla su Sekan, sarà dunque rimessa laterale per il Misil Meri. Ficarra a cercare Sekan. Sekan la perde sulla pressione di El Amraoui, che poi prova a girarsi tra tre avversari, la perde a sua volta El Amraoui. C'è Ficarra che può andare al cross dalla sinistra, rinviene su di lui Longo che poi gliela fa carambolare addosso. Sarà dunque rimessa laterale per il Mazara in questa occasione. Saia in avanti. Mendola prima di Camarà, poi il Misil Meri la riconquista con Cerniglia che allarga sulla destra per Fricano. Ora Fricano prova a portare palla in avanti per Concialdi. Concialdi prova a rimetterla in mezzo, Saia la devia e la palla finisce oltre la linea di fondo. Sarà dunque calcio d'angolo per il Misil Meri in questa occasione. C'è proprio Concialdi sul punto di battuta di questo calcio d'angolo, c'è anche Lonigro nelle vicinanze che adesso prende il posto del compagno. Vedremo se i biancorossi adotteranno ancora la soluzione corta in occasione di questo corner. Invece Lonigro va direttamente in mezzo, però Gomez svetta più in alto di tutti, poi Cerniglia prova a girarsi, palla direttamente sul fondo, sulla conclusione del capitano del Misil Meri, che ha provato a impensierire Thomas dal limite dell'area senza però centrare lo specchio della porta. Quasi 27 minuti sul nostro cronometro, risultato che fin qui non è cambiato, 0-0 al Nino Vaccara tra Mazara e Don Carlo Misil Meri, una gara abbastanza vivace con i primi 10 minuti che sicuramente hanno regalato tante emozioni, poi i ritmi sono un po' calati ma il Misil Meri prova comunque ad affacciarsi nella metà campo avversaria con il cross deviato dalla destra e la squadra di Mister Utro che guadagna un altro corner in questa occasione. C'è ancora Concialdi sul punto di battuta di questo calcio d'angolo. Ancora una volta Lonigro nelle vicinanze, vedremo. Stavolta è proprio Concialdi a incaricarsi della battuta con Lonigro che resta lì. Concialdi prova a mettere in mezzo della zona di Iraci che non arriva sul pallone, poi Sekan prova a girarsi, respinge la difesa del Mazara che prova a ripartire con Camarà. Lanciato da El Amraoui Camarà, Mendola però
è più bravo, è più veloce, mette la scusate, ancora una volta Ficarra che mette il pallone in fallo laterale, già battuto per il Mazzara, con Fernandez Castro che allarga per El Amraoui. Lo scavetto di El Amraoui a cercare Camara, è impreciso il servizio del capitano del Mazzara, palla che termina direttamente oltre la linea laterale e dunque rimessa con le mani per la formazione ospite. Palla in avanti per il Misilmeri con la deviazione da parte di Bertoglio, la palla però arriva tra i piedi di Iraci che subisce la rimonta di Federico che spedisce direttamente a sua volta in fallo laterale. Misilmeri che sta provando a guadagnare metri a suon di rimesse con le mani, adesso palla sui piedi di Iraci che la lascia lì per Lonigro, è più veloce di lui Federico, poi El Amraoui prova a superare Fricano che commette fallo, adesso l'arbitro richiama a sé il numero 77 del Misilmeri, sembrava intenzionato a uscire a estrarre il cartellino giallo, non è così, un semplice richiamo verbale all'indirizzo del numero 77 Giacomo Fricano che ha commesso fallo in occasione di questa ripartenza del Mazzara, calcio di punizione nei pressi della linea di metà campo per la formazione canarina. Pirrelli allarga sulla destra nella zona di Camarà, Ficarra di testa prova ad allontanare la sfera, è rimasto a terra il classe 2003 del Misilmeri che ha probabilmente subito un colpo, adesso staff medico che può entrare in campo a prestare le cure al numero 28 in maglia biancorossa, ne approfittano le due formazioni per rinfrescarsi un po', per bere un po' d'acqua. Oggi a Mazzara sembrava dovesse piovere, invece si sta giocando comunque fortunatamente sotto il sole con una temperatura piacevole fin qui, con un po' di vento che soffia, ma comunque temperatura ideale per una partita di calcio. Adesso si rialza fortunatamente il numero 28 del Misilmeri, Ficarra. Arbitro a colloquio con il capitano del Mazzara Sami El Amraoui. Adesso provano a chiarirsi i due. Arbitro che riceve adesso il pallone. E adesso il signor Yukumere riconsegna la sfera alla squadra biancorossa che prova a ripartire con Giuliano. Lancia in avanti col sinistro da parte del numero 6 del Misilmeri con Iraci che prova a superare in velocità Pirrello. È decisivo Thomas con la sua uscita, mette direttamente il pallone in fallo laterale. Concialdi. Concialdi all'indietro per Ficarra che nel frattempo si è fortunatamente ristabilito senza conseguenze. Poi Cermiglia per Cosentino, riparte da dietro il Misilmeri con Marino che allarga sulla sinistra per Giuliano. Giuliano per Cerviglia e prova a impostare il pallone in avanti all'indirizzo di Sekan, controlla bene la difesa del Mazzara, poi Bertoglio serve direttamente Thomas che va al rinvio lungo nella zona in cui però ci sono soltanto maglie biancorosse e dunque possesso palla che torna al Misilmeri con Cosentino. Giuliano in avanti a cercare sulla sinistra Concialdi che prova a superare Saia, la palla in mezzo, Sekan si abbassa, Iraci quasi per poco non arriva sul pallone ma viene anticipato ancora una volta dall'intervento decisivo di Cristian Bertoglio, poi Gomez finisce a terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara, Concialdi ne supera due, non riesce a fare lo stesso con Camara che butta il pallone al di là della linea laterale, sarà dunque rimessa con le mani ancora una volta per il Misilmeri, rimessa affidata ancora una volta a Ficarra, Federico di testa prova ad allontanare, poi Camara controlla il pallone, serve ancora Federico che prova a lanciare in avanti per cercare la velocità di Gomez. La palla viene però riconquistata dalla formazione ospite. Saia, longo per Cesar che si gira e supera elegantemente anche con un pizzico di fortuna Cermiglia. Palla sulla sinistra per Bertoglio. Ancora Cesar. Cesar sulla destra non trova compagni. La palla è troppo lunga per tutti. Finisce direttamente oltre la linea di fondo.
Abbiamo superato da circa 2 minuti e mezzo, anzi da quasi 3 minuti, la mezz'ora. Il risultato che qui al Nino Vaccara non è cambiato. Squadre che sono ancora ferme sullo 0-0, ma occasioni che non sono mancate. Gara che è abbastanza vivace, con Elamraoui che prova a proporsi in avanti con, per il Mazzara. Poi prova il destro, Elamraoui, si vede che non è il suo piede. Palla che termina distante dalla porta, difesa da Simone Marino, e Misil Meri che può dunque ripartire con una rimessa dal fondo. Ci ha provato Elamraoui con il destro che non è il suo piede, e la palla è terminata lontana dalla porta. Giuliano in avanti a cercare un compagno. L'anticipo di Federico premia però l'inserimento di Sekan, che poi non riesce a controllare. Il ponte da parte di Federico su Mendola, commette fallo il numero 4 del Mazzara. Calcio di punizione per la Don Carlo Misil Meri, con Concialdi sul punto di battuta. Pierino Concialdi sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Palla che viene messa in mezzo a cercare i centimetri di Giuliano. Arriva l'anticipo della difesa del Mazzara. C'era però anche una segnalazione di offside da parte della seconda assistente dell'arbitro, la signora Elvira Rizzo. E dunque si ripartirà con un calcio di punizione per il Mazzara dalla propria area di rigore. Thomas si aggiusta il pallone per terra, posiziona il pallone per terra, adesso potrà andare alla battuta lunga il portiere del Mazzara. Battuta lunga a cercare Gomez. Salta più in alto di lui però il numero 6 del Misil Meri, Giuliano. Poi rimessa laterale assegnata al Mazzara, c'è Federico sul punto di battuta, poi lascia l'incarico al numero 2 Davide Saia. Giovane under del Mazzara, un gol in questa stagione per lui. Il Misil Meri però riconquista palla al limite della propria area di rigore. Poi Pirrello allontana il pericolo. Vanno a contrasto con Cialdi e Saia, con il numero 2 del Mazzara che finisce per terra. Non c'è intervento irregolare da parte del numero 10 del Misil Meri. Sarà fallo laterale proprio per la formazione di mister Utro. Ficarra che viene invitato ad arretrare il punto di battuta, poi Ficarra preferisce servire Cossentino. Cossentino lancia in avanti, la palla arriva direttamente tra i guantoni di Thomas, che la può così comodamente bloccare. Adesso Thomas invita i compagni a salire. La mette per terra il portiere argentino del Mazzara, che poi va al rinvio lungo nella zona di Gomez. Giuliano di testa prova ad allontanare, sulla sinistra c'è Concialdi che alla cieca prolunga per Sekan, prima di lui c'è però Longo che serve Federico, che si aiuta con il fisico senza commettere fallo e prova a rilanciare l'azione del Mazzara. Palla in avanti per Gomez, però è imprecisa da parte del numero 4 del Mazzara. Adesso lancia in avanti nella zona di Concialdi, che viene controllato a distanza da Longo, che fa scorrere il pallone direttamente oltre la linea di fondo. Si riprenderà dunque con una rimessa con i piedi per il portiere del Mazzara, Franco Thomas. È rimasto a terra nel frattempo Mendola, al limite dell'area di rigore del Mazzara. Adesso sono Concialdi e Sekan che vanno a sincerarsi delle condizioni del compagno di squadra, che fortunatamente riesce a rialzarsi anche con l'aiuto del numero 2 del Mazzara, Davide Saia. C'è qualche protesta da parte di mister Utro sulla panchina del Misil Meri. Si riprenderà però con una rimessa dal fondo per il Mazzara, con Thomas che riceve adesso il pallone e dunque si potrà riprendere tra qualche istante a giocare. C'erano due palloni in campo, arbitro che ha fatto allontanare il secondo pallone presente sul rettangolo di gioco. Adesso si può riprendere a giocare con la battuta da parte di Franco Thomas. Batte lungo Thomas all'indirizzo di Elamraoui. Gomez prova a prolungare, ma la palla finisce direttamente tra le gambe di Giuliano. Poi Bertoglio.
sbaglia il lancio in avanti Bertoglio, il Misilmeri recupera il pallone e prova a riportarsi in avanti con Iraci, che non riesce però a tenere palla all'interno del rettangolo di gioco, mentre c'è già un cambio comandato dalla panchina del Misilmeri con il numero 11 Raimondo Lucera, che è pronto a entrare sul terreno di gioco. Vedremo chi sarà a uscire. Il Misilmeri sostituisce il numero 7 Iraci. A uscire sarà proprio Ben Iraci. Il numero 11 Lucera. Dunque, quando sul nostro cronometro siamo al 39esimo minuto, nel corso del 39esimo minuto, mister Utro sfrutta la prima sostituzione a sua disposizione con Lucera, che prende il posto di Benny Iraci. Raimondo Lucera, classe 2000, ex Palermo tra le altre, ha preso il posto del più esperto Benny Iraci, classe 89. Mentre il Mazzara prova a riproporsi in avanti con Elam Ravi, che la lascia lì per Bertoglio. Prova a gestire il pallone il numero 3 del Mazzara, che poi subisce fallo direttamente da Ficarra. Calcio di punizione da buona posizione per il Mazzara, che ha provato a rilanciarsi in avanti con questa azione orchestrata sull'asse Elam Ravi Bertoglio. Il 2003 ha poi subito fallo dal coetaneo Francesco Ficarra, calcio di punizione in favore della squadra canarina. Adesso arbitro che è impegnato a far rispettare la distanza della barriera, invita anche Lambravi a rispettare il punto di battuta, il signor Yukumere dell'Aquila. C'è anche Federico sul punto di battuta, adesso si allontana il numero 4 in maglia giallo-blu, dunque Elam Ravi probabilmente da quella posizione metterà in mezzo a cercare una torre. Elam Ravi mette in mezzo, c'è Camara che salta di testa, la difesa del Misilmeri si salva in qualche modo. Ci sono le proteste dei giallo-blu per un possibile tocco di mano. La palla poi finisce direttamente sul fondo, il servizio di Elam Ravi non trova compagni, ma punizione e con qualche rimpallo ha creato un po' di apprensione in area misilmerese. I ragazzi di Mister Marino protestavano per un possibile tocco di mano da parte della difesa biancorossa, arbitro che però ha lasciato continuare, dunque non ravvisando nulla di irregolare. Rinvio da parte di Simone Marino in avanti, prova a prolungare Cerniglia, Longo la recupera per il Mazzara, ma rinvia direttamente sui piedi di Concialdi. Fricano, palla in avanti a cercare Lucera, la prolunga Bertoglio, poi Lucera la tocca, la palla finisce oltre la linea laterale e Mazzara che conquista così un fallo laterale nella propria metà campo. Già battuto da Bertoglio questo fallo laterale, Fernandez Castro non riesce a prolungare, c'è Thomas che è costretto all'intervento al limite dell'area di rigore proprio per anticipare Concialdi. Adesso il rinvio lungo da parte del portiere argentino del Mazzara, Gomez non riesce ad anticipare Cossentino. Misilmeri che prova a ripartire con Cerniglia che trova Concialdi, a sua volta parte da dietro ancora una volta il Misilmeri, ma elegante, ancora una volta decisivo l'anticipo di Bertoglio su Lucera. Bertoglio che poi prova a servire in avanti Gomez, anticipato da un difensore del Misilmeri. Mazzara che sta provando ad alzare il ritmo in questa fase conclusiva della prima frazione di gioco, mentre il direttore di gara richiama per l'ennesima volta mister Utro, scatenato sulla panchina del Misilmeri il tecnico biancorosso. Bertoglio batte la rimessa laterale, ma si dovrà ripetere, anche perché l'arbitro stava ancora richiamando proprio mister Utro. Ancora Bertoglio sul punto di battuta di questa rimessa con le mani, palla che viene messa in area di rigore, ma la difesa del Misilmeri riesce ad allontanare in qualche modo. Poi Cesar la riconquista per il Mazzara, Fernandez Castro prova a girarsi fra tre avversari, finisce a terra il numero 9 del Mazzara senza subire fallo. Lucera prova a superare Longo, Lucera poi prova a lanciare Concialdi, ma in questo caso è decisivo l'intervento da parte di Pirrello con Bertoglio che non riesce comunque
ad evitare il calcio d'angolo. Ci aveva provato con una gran corsa il numero 3 del Mazzara, non è riuscito a evitare che la palla oltrepassasse la linea di fondo. 43esimo minuto, ancora 0-0 qui al Nino Vaccara tra Mazzara e Misilmeri. Misilmeri che adesso ha un'opportunità dalla bandierina qui sotto la tribuna dello stadio Nino Vaccara. Adesso l'arbitro torna a richiamare il tecnico del Misilmeri, Salvatore Utro, che si becca il cartellino giallo. Cartellino giallo probabilmente anche per un componente della panchina del Mazzara. Dunque due ammoniti in panchina, zero in campo. Gara fin qui molto corretta, dobbiamo dirlo, tanto che non ci sono stati provvedimenti disciplinari tra i 22 calciatori in campo, sul terreno di gioco. Arriva il fischio dell'arbitro, lo nigro dal punto di battuta. Gomez a liberare l'area di rigore del Mazzara, che prova a ripartire con El Amraoui. L'anticipo però del difensore del Misilmeri, palla che finisce direttamente oltre la linea laterale. Poi Fricano con un po' d'esperienza allontana il pallone. E arriva adesso il primo provvedimento disciplinare dell'arbitro, che ammonisce il numero 77, Giacomo Fricano, che con un po' di esperienza e con tanta malizia aveva allontanato il pallone col Mazzara, che poteva battere velocemente una rimessa laterale mentre il Misilmeri era quasi tutto riversato nella metà campo avversaria. Dunque primo ammonito della sfida, si tratta di Giacomo Fricano, e Mazzara che può beneficiare di un fallo laterale in zona offensiva. El Amraoui prova a girarsi fra due avversari, il numero 10 del Mazzara, che poi mette in mezzo col destro. La palla ha oltrepassato però la linea di fondo, secondo il primo assistente dell'arbitro Francesco Di Venti di Enna, e dunque si riprenderà direttamente con una rimessa dal fondo per il Misilmeri. Mancano poco meno di 20 secondi al termine dei 45 regolamentari, vedremo se l'arbitro indicherà recupero o meno. Si palla in avanti a cercare Sekan, che poi non subisce fallo da parte di Longo. Il Mazzara può ripartire, ma in questa occasione sbaglia Bertoglio con il pallone che viene intercettato da Lonigro. Poi Costantino la controlla all'altezza del cerchio di centrocampo e preferisce ripartire dai piedi di Simone Marino. Arbitro che concede adesso due minuti di recupero, dunque si andrà avanti fino al 47esimo prima di andare al riposo. Poi Saia la riconquista su Concialdi. Si addormenta un attimo il numero 2 del Mazzara, che poi subisce fallo. Calcio di punizione in favore della squadra gialloblu. C'è Thomas sul punto di battuta. Fischio dell'arbitro che arriva adesso, dunque si può riprendere a giocare. Sta volando via il primo dei due minuti di recupero, la palla messa in avanti da Thomas a cercare Gomez, anticipato ancora una volta da Costantino. Poi Cesar di testa prova a servire proprio Gomez, ma il Misilmeri la riconquista. Sbagliato però il servizio in avanti da parte dei biancorossi. Bertoglio la recupera per il Mazzara, El Amraoui la allarga sulla destra per Camara. Camara poi la può mettere in mezzo col mancino, arriva l'intervento di testa da parte di un difensore del Misilmeri, la palla però resta lì con Federico, che se ne riappropria. Federico prova a girarsi tra quattro avversari, poi serve Camara sulla destra. Camara la lascia lì per Bertoglio, che può corsare in mezzo a cercare i centimetri di Gomez. Arriva invece Fernandez Castro, che di testa la mette di poco al lato senza creare pericoli alla porta difesa da Simone Marino, e Misilmeri che può ripartire con una rimessa dal fondo. Sarà probabilmente l'ultima azione degna di nota di questo primo tempo, perché all'intervallo mancano poco più di 15 secondi. Fernandez Castro per El Amraoui, che prova a prolungarla proprio per Fernandez Castro. L'arbitro comanda un calcio di punizione senza far concretizzare il vantaggio per il Mazzara, con El Amraoui che ha subito fallo. Vedremo se ci sarà tempo per questo calcio di punizione o se l'arbitro inviterà le squadre ad andare negli spogliatoi. Così è, si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0 dopo un primo tempo vivace con diverse occasioni per parte. Dunque Mazzara e Don Carlo Misilmeri vanno al riposo a reti bianche. Piccola pausa anche per noi, ci risentiamo qui allo stadio Nino Vaccara tra circa un quarto d'ora per il secondo tempo. Sostieni e sosteniamo tutti il Mazzara Calcio.
Riprendiamo la linea dallo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, dove si sta per cominciare il secondo tempo tra Mazara e Don Carlo Misilmeri. Mazara che durante l'intervallo ha operato una sostituzione con il numero 19 Nicola Semeraro, che ha preso il posto del infortunato Longo, Lorenzo Longo, uscito dunque per infortunio. A breve vi daremo lettura delle formazioni che scenderanno in campo per questo secondo tempo, con le consuete operazioni di controllo delle porte già effettuate dai due assistenti dell'arbitro. Dunque a breve vi daremo lettura delle formazioni ufficiali. Si riparte dallo 0-0 maturato dopo il primo tempo, secondo tempo che ha preso il via in questo istante con il fischio dell'arbitro. Lancio in avanti subito per Fernandez Castro, la palla termina direttamente in fallo laterale. Dunque andiamo a leggere le formazioni che scendono in campo per questi secondi 45 minuti. Misilmeri che scende in campo con Marino, Fricano, Ficarra, Lonigro, Cossentino, Giuliano, Mendola, Cerniglia, Concialdi, Secan e Lucera, che nel corso del primo tempo ha preso il posto di Iraci. A disposizione del tecnico misilmerese Salvatore Utro, Zummo, Frisella, Colombatti, Pellegrino, Romano, Caracappa, Matera e Lo Gerfo. Lancia in avanti intanto direttamente tra i guantoni di Franco Thomas, che la blocca. Il Mazara che risponde con Thomas, Saia, Bertoglio, Federico, Semeraro, Pirrello, Camarà, Cesar, Fernandez Castro, Lamraui e Gomez. A disposizione del tecnico Dino Marino, oggi squalificato, oggi in panchina al suo posto il preparatore atletico Paolo Calandrino. Troviamo Dominguez, Vallone, Iliano, De Vivo, Cardoso, Ventrone, De Martino e Gancitano. Ricordiamo anche la terna arbitrale, arbitra l'incontro il signor Paul Aka Yukumere dell'Aquila, coadiuvato dai due assistenti Francesco Diventi di Enna e Elvira Rizzo, anche lei di Enna. Già passato quasi un minuto e mezzo da questo avvio di ripresa, Mazzara che riparte con un fallo laterale affidato a Bertoglio che lancia in avanti. Gomez la riconquista soltanto per un attimo, poi il Misilmeri prova a rilanciare a sua volta in avanti. Fernandez Castro prova a controllarla di petto, ma la consegna di fatto ai giocatori del Misilmeri, che allargano sulla destra per Concialdi che controlla il pallone. Si propone in avanti anche Fricano. Concialdi prova ad affrontare invece tutto solo il numero 2 del Mazzara, Saia. Poi palla per Fricano, che è anche l'unico ammonito tra i giocatori in campo fin qui. Buca l'intervento Pirrello, prova a girarsi Mendola che la perde però al limite dell'area di rigore, la riconquista per il Mazzara Fernandez Castro, poi si ostacolano con El Amraoui e il Misilmeri guadagna un fallo laterale. Poi la palla finisce nuovamente oltre la linea laterale qui sotto la tribuna del Nino Vaccara, fallo laterale per il Mazzara. Fernandez Castro prova a prolungarla, subisce fallo però Gomez, calcio di punizione in favore del Mazzara. L'arbitro chiede di attendere, dunque si dovrà ribattere il calcio di punizione. Arbitro che adesso corregge il punto di battuta, Federico che serve Pirrello, ancora Federico, Semeraro. Lancio in avanti a cercare Gomez, palla troppo lunga, c'è l'intervento di Cossentino che allontana di testa, Concialdi per Cerniglia che non riesce a controllare, poi il duello con El Amraoui che commette fallo a giudizio dell'arbitro, anzi no, si corregge il direttore di gara che assegna il calcio di punizione alla squadra di casa. Federico sventola sulla destra per Bertoglio che la mette giù e poi serve in avanti Camarà, prova a girarsi fra due avversari, Camarà supera il primo, non riesce a fare altrettanto con Mendola, poi da terra commette fallo il numero 7 del Mazzara, dunque sarà calcio di punizione in favore della Don Carlo Misilmeri. Lonigro sulla pressione di El Amraoui, riparte da Giuliano che poi lancia in avanti col sinistro, buca l'intervento Cesar, Saikan non riesce a superare Semeraro che la riconquista per il Mazzara, avanza il numero 19, il neoentrato in casa gialloblu, poi non riesce comunque a superare Cerniglia, resta lì a pressare il capitano della Don Carlo Misilmeri commettendo fallo a giudizio del direttore di gara, dunque calcio di punizione in favore della formazione ospite. Giuliano prova ad avanzare il numero 6 del Misilmeri che poi col sinistro lancia in avanti direttamente tra i piedi di Pirrello che però sbaglia il servizio per un compagno, la riconquista per il Mazzara ancora una volta Fernandez Castro che poi subisce un brutto
fallo da parte del numero 20 Mendola, che finisce dritto sul taccuino dei cattivi dell'arbitro. Secondo ammonito del match, almeno tra i giocatori in campo. Dopo il giallo sventolato africano nel corso del primo tempo, ecco anche quello per Luigi Mendola. Ricordiamo che nel corso del primo tempo sono stati ammoniti anche il tecnico del Misil Meri, Salvatore Utro, e un componente della panchina del Mazzara. Federico lancia in avanti Camarà, buca l'intervento Ficarra, Camarà la mette giù elegantemente, prova a girarsi quasi al limite dell'area, il numero 7 del Mazzara continua a pressare al limite dell'area. Prova a entrare in area Camarà, che poi la lascia lì per Bertoglio. Mette in mezzo Bertoglio con il destro, Fricano la lascia scorrere, la palla oltrepassa la linea di fondo e dunque si ripartirà con una rimessa dal fondo per il Misil Meri. Simone Marino pronto a far riprendere il gioco quando sul nostro cronometro sono andati via quasi 5 minuti e mezzo nel corso di questo secondo tempo. Batte adesso Simone Marino a cercare Cerniglia, che buca l'intervento, fa altrettanto anche Federico, poi la palla resta lì con Saia, che subisce un colpo al volto, l'arbitro non se ne accorge, resta a terra il numero 2 del Mazzara mentre El Amraoui la riconquista per il gialloblu. Poi El Amraoui prova a seminare due avversari, alla fine se la trascina direttamente in fallo laterale il numero 10 del Mazzara e dunque Fricano potrà battere questa rimessa con le mani all'altezza della linea di centrocampo. Palla per Lonigro, col sinistro prova a cercare a lanciare in velocità Lucera, arriva Bertoglio a contrasto, la palla ha commesso però fallo Lonigro, giudizio del direttore di gara. Dunque calcio di punizione in favore della formazione di casa con Semeraro, che adesso lascia l'incarico della battuta al portiere argentino Franco Thomas. Inizio di secondo tempo meno arrembante dei primi 10 minuti del primo tempo, dove già si erano registrate diverse occasioni da una parte e dall'altra. Ancora non nulla da segnalare nel corso di questa ripresa, ma squadre che comunque si stanno affrontando in maniera vivace. Adesso l'intervento di Giuliano di testa, palla direttamente in fallo laterale sotto lo spicchio di stadio occupato dalla tifoseria ospite. Bertoglio a battere la rimessa laterale, Gomez prova a prolungare ma la palla finisce direttamente a Giuliano, che poi subisce fallo dallo stesso Gomez. Sarà dunque calcio di punizione in favore del Misil Meri, con Gomez che si è fatto male in occasione di questo intervento. Gomez che è anche il miglior marcatore del Mazzara in questa stagione sportiva, con 4 reti realizzate fin qui sulle 16 totali realizzate dalla truppa di mister Marino. Adesso Gomez è ancora dolorante per terra, mentre viene aiutato a rialzarsi anche da Cossentino e Giuliano. Adesso arbitro che invita lo staff medico del Mazzara a entrare in campo a prestare i dovuti soccorsi al gigante, al centravanti alto oltre 2 metri del Mazzara. Vedremo se Gomez riuscirà a continuare la gara, sembra parecchio dolorante il numero 11 gialloblu, che adesso riceve i dovuti soccorsi dallo staff sanitario, mentre si muove qualcosa sulle due panchine con diversi calciatori che si stanno scaldando da una parte e dall'altra. Gomez riceve adesso le cure dello staff medico, riesce a rientrare in campo il numero 11 del Mazzara, che adesso deve attendere l'ok dell'arbitro per poter tornare all'interno del rettangolo di gioco. Misil Meri ha già battuto questo calcio di punizione, adesso Gomez riceve l'ok, dunque ristabilita la parità numerica sul rettangolo di gioco, con Giuliano che prova a sventagliare in avanti col mancino per Lucera, che se la mette giù col destro, prova a mettere in mezzo dove Sekan buca l'intervento. Questa è la prima vera occasione da gol del secondo tempo. Adesso il Mazzara prova ad allontanare il pallone con Federico, che la spedisce direttamente sulla tribuna dello stadio Nino Calama. Era stata una buona occasione questa per il Misil Meri, mentre
sulla curva dello stadio di Novacchiara esplode anche un petardo. Adesso Gomez non riesce a superare in velocità Giuliano, che di testa lo anticipa. Misilmeri che prova a ripartire, Camara la riconquista all'altezza del centrocampo per il Mazzara, poi prova a girarsi, a superare un avversario, alla fine sceglie di allungare per Saia sulla sinistra. Saia la prolunga proprio per Gomez, che col destro prova a servire Fernandez Castro, la riconquista però il Misilmeri soltanto per un attimo, perché Camara si rimpossessa del pallone. Prova ad avanzare il numero 7 del Mazzara, che semina Ficarra, adesso deve affrontare anche Giuliano, palla che finisce oltre la linea laterale, Mazzara che guadagna una buona rimessa con le mani in zona offensiva. C'è Bertoglio sul punto di battuta di questa rimessa laterale, probabilmente proverà a mettere direttamente il pallone in area di rigore con Gomez che si avvicina quasi al limite dell'area per ricevere la sfera. Adesso palla messa in mezzo, la difesa del Misilmeri prova ad allontanare, palla messa giù da Concialdi che alza poi uno strano campanile, Federico e Saia non si intendono, poi Saia riconquista il pallone per il Mazzara, prova la conclusione dalla distanza, conclusione smorzata da un calciatore avversario, palla che finisce direttamente tra le braccia di Simone Marino. Misilmeri che può ripartire con Cosentino che serve Lonigro, allarga sulla sinistra per Lucera. Lucera poi non riesce a controllare il pallone, subisce anche fallo da Bertoglio a giudizio del direttore di gara, dunque calcio di punizione in favore della formazione ospite. Già battuto questo calcio da fermo con il Misilmeri che prova a riproporsi in avanti con Concialdi. Concialdi ancora non riesce ad arrivare sul pallone che gli aveva servito il compagno, ma la riconquista il Misilmeri con Lonigro. Poi l'intervento di Cesar che rimonta l'avversario e gli sradica proprio il pallone dai piedi, poi la trattenuta da terra da parte proprio di Lonigro e calcio di punizione per il Mazzara. Palla sventolata in avanti da Semeraro, troppo corta però per arrivare a Fernandez Castro. La riconquista il Mazzara con Federico. L'intervento in chiusura da parte di Ficarra che lancia in avanti Sekan. Palla troppo lunga per il numero 19 del Misilmeri. E sfera che viene agguantata da Franco Thomas che fa ripartire l'azione dal Mazzara dai piedi di Pirrello. Il destro di Pirrello a cercare la velocità di Fernandez Castro. La mette giù il numero 9 del Mazzara che poi supera Africano. Dialoga con Gomez che prova a girarsi tra tante maglie avversarie, il destro di Gomez non ha i giri giusti, finisce largo rispetto alla porta difesa da Simone Marino, dunque senza creare grossi grattacapi alla difesa ospite. Misilmeri che può adesso ripartire, riconquista palla per il Mazzara Semeraro che poi con una scivolata anticipa anche il diretto avversario, Camara. Camara adesso si ferma perché l'avversario è rimasto a terra, con grande fair play la mette fuori Camara per consentire i soccorsi a Lonigro che nel frattempo era rimasto a terra proprio sulla scivolata corretta, dobbiamo sottolineare, da parte di Semeraro che aveva fatto un grande intervento in anticipo. Adesso si rialza fortunatamente senza conseguenze Lonigro, ma è sfumata una buona occasione per il Mazzara che poteva involarsi verso la porta avversaria. Il Misilmeri restituisce con altrettanto fair play il pallone al Mazzara con Semeraro che può impostare da dietro. Pirrello, ancora Semeraro. Semeraro riparte dal portiere Franco Thomas che va al rinvio lungo. Era in fuorigioco Gomez che si disinteressa del pallone, l'allontana per il Misilmeri Cosentino, poi Pirrello sulla sinistra per Saia che non riesce col sinistro a lanciare il pallone in avanti, la palla finisce direttamente in fallo laterale per il Misilmeri. Cerniglia lascia l'incarico della battuta al numero 77 Giacomo Fricano, mentre si muove qualcosa sulla panchina ospite che probabilmente usufruirà di una seconda sostituzione nei prossimi minuti. L'intervento in anticipo di Bertoglio nei confronti di Lucera con Camara che poi resta a terra per un duro contrasto e arriva il cartellino giallo anche per il numero 28 del Misilmeri, Francesco Ficarra, terzo ammonito della gara, tutti in casa biancorossa gli ammoniti in campo. Dopo Fricano e Mendola ammonito anche Ficarra. Calcio di punizione per il Mazzara.
cioè Semeraro sul punto di battuta, mentre l'arbitro annota il nome del giocatore del Misil Meri che ha ricevuto il cartellino giallo. Adesso si attende il fischio del direttore di gara affinché si possa riprendere a giocare. Batte adesso Semeraro che serve nelle vicinanze Federico. Federico poi sbaglia e lancia in avanti e la perde sulla pressione di Isekan. Semeraro poi prova a ripiegare su Thomas, ma il Mazzara in questa occasione regala letteralmente un corner alla formazione di Mister Utro, con Concialdi già pronto sul punto di battuta dalla bandierina. C'è anche un altro calciatore del Misil Meri nelle vicinanze. Concialdi mette in mezzo a cercare i centimetri di Costantino che la prolunga, poi prova a uscire il Mazzara con il colpo di testa di Semeraro che subisce fallo, calcio di punizione in favore della squadra canarina. È pronto il secondo cambio per il Misil Meri con il numero 18 Samuele Caracappa, pronto a fare il suo ingresso sul terreno di gioco. Caracappa che il prende il posto del numero 20 Mendola, con il numero 18 Mister Utro Caracappa che toglie uno dei tre ammoniti in campo. Dunque al 61esimo seconda sostituzione per Mister Utro con Caracappa, il numero 18 che ha preso il posto del numero 20 Luigi Mendola. Adesso arbitro che invita Thomas, il portiere del Mazzara, ad accelerare le operazioni di ripresa del gioco, correggendo il punto di battuta di questo calcio di punizione. Thomas che va alla battuta lunga a cercare come di consueto i centimetri di Gomez, aveva trovato la posizione di El Amraoui che non è arrivato sul pallone. Semeraro poi prova a prolungare nuovamente in avanti per il Mazzara. Adesso una serie di palloni alti con il Misil Meri che prova a rimettere ordine. Concialdi che lancia Lucera, al limite dell'area il numero 11 del Misil Meri, anticipato dall'intervento in presa alta da parte di Franco Thomas. Era sfuggito alle maglie della retroguardia difensiva del Mazzara Lucera, mentre adesso Cerniglia riconquista il pallone per il Misil Meri che si riaffaccia nuovamente pericolosamente in avanti. Cerniglia mette in mezzo, ma è ancora una volta Thomas a bloccare la sfera. Misil Meri che si sta provando ad accelerare e a creare maggiore densità in attacco, con un secondo tempo sicuramente finora meno spettacolare rispetto alla prima frazione di gioco. Battuta lunga da parte di Thomas all'indirizzo di Gomez che prova a prolungare, poi l'intervento di Fricano di testa. Adesso Fernandez Castro al limite dell'area, la mette giù. Fernandez Castro prova a servire Camarà, la palla non arriva al numero 7 del Mazzara. El Amraoui supera addirittura due avversari, prova a mettere in mezzo ma il servizio è troppo corto e la difesa del Misil Meri può allontanare con Fricano. Ancora però Federico a riconquistarla per i gialloblu, palla che arriva a Cesar in qualche modo. Fernandez Castro sulla sinistra prova a mettere in mezzo dove c'è anche Camarà che anticipa il diretto avversario, poi allontana ancora una volta la difesa biancorossa. L'ultimo tocco in questo caso è di Lucera, palla che finisce in fallo laterale per il Mazzara. Camarà prova ad accelerare adesso il Mazzara a rispondere con pericolosità, poi Cesar sbaglia il destro da fuori, palla che finisce troppo alta nei confronti della porta difesa da Simone Marino e dunque Misil Meri che può riprendere il gioco con una rimessa dal fondo già battuta. Grande intensità in campo, meno occasioni da gol rispetto alla prima frazione di gioco, l'abbiamo già detto, ma squadre che comunque si stanno affrontando in maniera vivace. Adesso Federico indovina il corridoio per Fernandez Castro che non riesce però a superare Cosentino, determinante la chiusura del numero 21 della Don Carlo Misil Meri. Poi l'intervento di Cesar su un avversario, palla per Concialdi che finisce a terra sul contrasto giudicato falloso da parte di Federico, calcio di punizione per il Misil Meri con il Mazzara che la riconquista subito con Fernandez Castro. Sulla destra per Camarà che lancia lungo per Gomez che prova a far valere la sua velocità, palla che però finisce direttamente in area di rigore biancorossa e viene bloccata da Simone Marino. Ancora una volta il Misil Meri prova a ripartire, c'è il tocco dell'arbitro, pallone ha cambiato possesso e dunque per regolamento arbitro che deve riconsegnare
la sfera di gioco a chi ne era in possesso, dunque al Missile Mary, che prova a ripartire con Giuliano. Guadagna tanti metri il difensore della formazione di Mister Utro, poi pesca in fuorigioco Raimondo Lucera, che comunque non era arrivato sul pallone. Calcio di punizione per il Mazzara. Sono diversi uomini che si stanno scaldando da una parte e dall'altra, probabilmente qualcosa in più si sta muovendo sulla panchina ospite. Ricordiamo che il Missile Mary ha giocato mercoledì in Coppa, superando il turno contro la Mazzarese, imponendosi 2-1, staccando il pass per la semifinale di Coppa Italia di Eccellenza, dove affronterà l'Acragas. Adesso Missile Mary che prova a impostare, lancia in avanti all'indirizzo del numero 18 Caracappa. C'è Concialdi che porta palla quasi al limite dell'area, finisce a terra Concialdi, non c'è intervento irregolare da parte dei giocatori del Mazzara. Dunque Mazzara che può ripartire con Elan Brawi, che poi la perde sul contrasto con Lo Nigro. Poi Pirrello a rimettere ordine alla difesa del Mazzara, palla che finisce direttamente in fallo laterale dopo l'intervento di Sekan, sarà rimessa con le mani per la formazione giallo-blu. Palla in avanti a cercare Castro, troppo corta però per il numero 9 del Mazzara. Concialdi la mette a terra per il Missile Mary, allarga sulla sinistra per Lucera. Poi Cerniglia che porta palla al limite dell'area, allarga ancora una volta per Lucera che la può mettere in mezzo. L'intervento in chiusura da parte di Bertoglio, determinante, mette la palla in corner il numero 3 del Mazzara. E dunque nuova occasione dalla bandierina per la formazione ospite, con il solito Pierino Concialdi sul punto di battuta di questo calcio d'angolo. Studia il piazzamento dei compagni Concialdi alla bandierina, adesso mette in mezzo il numero 10, arriva l'intervento, un colpo di testa in mezzo con una deviazione forse addirittura da parte di un giocatore del Mazzara, ma Thomas ha potuto bloccare agevolmente il pallone. Adesso rinvio lungo da parte dello stesso estremo difensore gialloblu a cercare proprio Fernandez Castro, che supera un avversario, non riesce a fare lo stesso con Fricano, anzi il duello continua, poi Fernandez Castro finisce a terra sull'intervento di Fricano. Ricordiamo che il numero 77 del Missile Mary è già ammonito, non arrivano però provvedimenti da parte del direttore di gara, ma Fernandez Castro, che in questa occasione è stato bravo comunque a non mollare, a guadagnare un buon calcio di punizione nella zona vicino alla bandierina. È pronto un doppio cambio per la formazione di Mister Utro, vedremo chi entrerà e vedremo cosa cambierà tatticamente nella formazione ospite. Entrano il numero 17 Federico Matera, centravanti, e il numero 3 Riccardo Pellegrino. Il Missile Mary sostituisce il numero 28 Chitarra con il numero 3 Pellegrino. Dunque Pellegrino che ha preso il posto in campo di Ficarra, mentre il numero 17 Federico Matera che prende il posto del numero 19 Sario Sekan, quando siamo al 68esimo minuto. Il numero 19 Sekan dentro il numero 17 Matera. Dunque sono già 4 le sostituzioni operate da Mister Utro nel corso di questa gara, una soltanto quella effettuata dalla panchina gialloblu con Semeraro, che inizio ripresa ha preso il posto dell'infortunato Lorenzo Longo. Ma ciò che conta è che c'è un calcio di punizione da buona posizione per il Mazzara, con Camara pronto a battere, mentre arbitro che richiama i giocatori in area di rigore per rimettere ordine proprio all'interno dell'area misilmerese. Adesso tutto pronto, batte Camara che mette in mezzo, arriva l'intervento di testa da parte della difesa del Missile Mary, poi la conclusione di Federico deviata dal neoentrato Matera, calcio d'angolo per il Mazzara che resta in pressione offensiva. Camara ed Elan Brawi sul punto di battuta, vedremo la soluzione adottata dai due senatori del Mazzara, sono tra i due più anziani della truppa gialloblu. Camara mette in mezzo a cercare Semeraro che salta di testa, anticipa
il diretto avversario. Non c'entra però lo specchio della porta, il numero 19 del Mazzara, che però si rende pericoloso dalle parti di Simone Marino con questo colpo di testa da parte di Semeraro. Rimessa dal fondo per il Misilmeri con Marino che batte lungo all'indirizzo di Matera. Matera trova la palla con la nuca ma la consegna direttamente a Cesar, che prova a far partire in velocità Fernandez Castro. Va nuovamente a duello con Giacomo Africano, poi Fernandez Castro di tacco a servire Lamraoui. C'è nuovamente un fallo da parte di Africano. Sembra quanto abbiamo visto un paio di minuti fa, un'azione quasi fotocopia. Nuovo calcio di punizione, ma ancora nessun provvedimento disciplinare per Africano, che ricordiamo è già ammonito. Nuovo calcio di punizione dunque per il Mazzara dalla stessa porzione di campo rispetto a un paio di minuti fa. Stavolta sono Lamraoui e Federico sul punto di battuta. Dialogano i due giocatori del Mazzara, vedremo chi dei due si incaricherà della battuta. Parte Federico che prova a mettere in mezzo, addirittura la conclusione in porta, in pensierile Simone Marino. Mazzara vicino al vantaggio quando siamo al 71esimo minuto. Probabilmente una delle azioni più pericolose dell'intera partita, con Marino che è stato decisivo con un colpo di reni e con la mano di richiamo ha mandato il pallone direttamente in corner. Camarà dalla bandierina a cercare i centimetri di Bertoglio, che arriva sul pallone, non indovina però la mira il numero 3 del Mazzara e la sfera finisce direttamente sul fondo. 71esimo minuto qui al Nino Vaccara, sempre 0-0 tra Mazzara e Don Carlo Misilmeri, ma gara che sta salendo piano piano di intensità dopo un avvio di ripresa con ritmi leggermente più bassi rispetto al primo tempo. Adesso le squadre si stanno affrontando in maniera molto molto vivace, mentre il Misilmeri prova a proporsi in avanti con Caracappa, che mette il pallone in mezzo, la blocca Thomas, che riesce anche a evitare il corner. La blocca in due tempi il portiere argentino del Mazzara, che poi prova a far ripartire l'azione dei gialloblu. Squadre spezzate in due in questo frangente di partita, con Camara che prova a premiare la velocità di Lamraoui, che arriva in anticipo sul pallone rispetto a Cosentino. Bravo Cosentino a far carambolare la palla. L'ultimo tocco però a giudizio della guardalina è proprio di Cosentino, dunque calcio d'angolo per il Mazzara. C'era sembrato onestamente che l'ultimo tocco fosse proprio di Lamraoui, ma altra occasione per il Mazzara in questa circostanza, con Lamraoui pronto a mettere in mezzo dalla bandierina. Va alla battuta Lamraoui, mette in mezzo, c'è Gomez nel pressi del pallone. Arriva la deviazione di un difensore del Misilmeri a giudizio del direttore di gara, dunque nuovo calcio d'angolo per il Mazzara e nuova occasione per i gialloblu con Camara adesso sul punto di battuta. Camara mette in mezzo per Federico che devia, poi arriva la palla a Pirrello che serve però un vero e proprio passaggio, un cioccolatino per Marino che può addirittura bloccare il pallone. Rinvio lungo da parte di Marino con Lucera che prova a liberarsi tra avversari, poi serve sulla destra Concialdi che si libera di Cesar, mette, piazza la palla all'angolino, ma Thomas compie un grande intervento e salva in questa occasione i suoi. Palla ancora messa in mezzo, il colpo di testa da parte di Caracappa, palla sul fondo. Due occasioni ghiottissime nel giro di 30 secondi da una parte e dall'altra. Prima ha sbagliato Pirrello praticamente a tu per tu con Simone Marino, gli ha proprio servito il pallone, non è riuscito a imprimere potenza al suo destro. Poi dall'altra parte la ripartenza pericolosissima del Misilmeri con Lucera che ha servito Concialdi, bravo a liberarsi i due avversari, però aveva anche piazzato il pallone Concialdi. È stato decisivo l'intervento del portiere Franco Thomas, mentre un giocatore del Mazzara è rimasto a terra, si tratta del numero 2 Davide Saia, con lo staff medico che ha fatto il suo ingresso in campo. Speriamo non si tratti di nulla di grave per il classe 2004 del Mazzara, che adesso fortunatamente si rialza. Thank you.
Adesso Saia, che per ricevere le cure mediche ha dovuto abbandonare temporaneamente il terreno di gioco, mentre si può riprendere a giocare con il calcio di rinvio affidato a Franco Thomas. Mazzara momentaneamente in inferiorità numerica per le cure mediche prestate a Saia. Concialdi mette giù il pallone, prova a servire l'Onigro, l'intervento di El Amraoui ad anticipare il diretto avversario, poi l'intervento di Camara, palla direttamente in fallo laterale, dunque rimessa per i biancorossi con Fricano sul punto di battuta. Arriva anche un cartellino giallo all'indirizzo della panchina del Mazzara, non abbiamo capito di chi si tratta. Arbitro che adesso si annota il nome del componente della panchina che ha ricevuto il provvedimento disciplinare. Fricano in avanti a cercare Matera, la prolunga Matera, arriva però l'intervento in chiusura di Semeraro che fa ripartire l'azione dei piedi di Thomas, va al rinvio lungo il portiere del Mazzara. Gara, dicevamo, che è salita nettamente di intensità nel corso degli ultimi minuti con tre occasioni ghiottissime da una parte e dall'altra, mentre Fernandez Castro prova a rinnovare il duello in velocità con Fricano, poi prova a servire di tacco Lambraui che arrivava nei pressi dell'azione. E Lambraui però commette fallo proprio su Fricano, che probabilmente ha anche un po' accentuato la caduta. Arbitro che ha comandato un calcio di punizione in favore del Misil Meri. Rinvio adesso da parte di Simone Marino a cercare Matera, non arriva sul pallone il centravanti del Misil Meri. Saia riesce ad anticipare in modo fortunoso con Cialdi, che però rinviene sul pallone e serve nei pressi l'Onigro. L'Onigro poi sventola sulla sinistra per Lucera, che prova la botta al volo col mancino, palla che finisce direttamente in curva, ma era una buona chance questa per la formazione biancorossa. E adesso si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Mazzara. È calata anche un po' la temperatura qui al Nino Vaccara, con il sole che ha progressivamente abbandonato il terreno di gioco, fa un po' più fresco rispetto al primo tempo, ma se è cambiata la temperatura non è cambiato il risultato, fermo ancora sullo 0-0. Adesso Cossentino in anticipo su Gomez, poi El Amraoui prova ad aggiustarla e a prolungarla, dialoga con Camara, El Amraoui prova a entrare in area di rigore, l'intervento di Giuliano, ma ancora El Amraoui resiste alla pressione dell'avversario. El Amraoui prova a superare Giuliano, c'è Camara nelle vicinanze, El Amraoui trattiene palla, ancora il capitano del Mazzara che poi mette in mezzo il mancino, però è completamente sbagliato, arriva Fernandez Castro che non riesce a tenerla in campo e dunque rimessa laterale per il Misil Meri. Concialdi prova a far ripartire da dietro la manovra del Misil Meri, servendo Matera che si libera prima di Cesar e poi di Federico. La trattenuta da parte di Cesar, del numero 8 del Mazzara, che era uno dei tre diffidati in casa gialloblu. Primo ammonito in casa Mazzara. E sarà un'assenza pesante questa nella prossima partita, con Cesar che dunque salterà la prossima sfida dei Canarini contro il Resuttana San Lorenzo. E il quarto ammonito della gara, tre erano nel Misil Meri. Concialdi batte questo calcio di punizione in avanti, arriva l'intervento di Giuliano che serve nei pressi Caracappa, poi il colpo di testa di Matera che prova a girare verso la porta, non impensierisce Thomas, si riprenderà con un calcio di rinvio per il Mazzara. Thomas sul punto di battuta, mentre non si muove nulla sulla panchina del Mazzara, che fin qui ha effettuato una sola sostituzione in avvio di ripresa. Evidentemente mister Marino deve essere contento di come i suoi giocatori stanno gestendo la gara. C'è intanto un fallo, un calcio di punizione assegnato al Misil Meri. Sembra avermi sentito la panchina del Mazzara, che adesso si è appresa effettivamente alla seconda sostituzione, quando siamo nel corso del 79esimo minuto. È pronto a entrare il numero 14 Antonio Iliano, mentre prima della sostituzione il gioco proseguirà, quindi sostituzione momentaneamente rimandata per la formazione gialloblu. Sul punto di battuta c'è Cossentino,
cerca in avanti i centimetri di Matera, salta più in alto di lui Pirrello, che però serve involontariamente Cerniglia, se la gira con il sinistro, poi cosa sbaglia Matera davanti a Franco Thomas, ma l'attaccante era in fuori gioco, aveva sbagliato un gol clamoroso il numero 17 Federico Matera, che era tutto solo davanti alla porta, praticamente sguarnita, c'era solo Thomas da superare, ma ha allargato troppo il piede e la palla è finita direttamente sul fondo. Tutto fermo per posizione di offside da parte del centravanti misilmerese. Dicevamo, è pronto il secondo cambio in casa Mazzara, quando siamo nel corso dell'ottantesimo minuto, fuori il capitano Sami El Amraoui, dentro il numero 14 Antonio Iliano, attaccante esterno napoletano, ancora alla ricerca del suo 14. Primo gol stagionale. Iliano non cambia niente Iliano. A livello tattico, con Camara che probabilmente si andrà a piazzare dietro l'unica punta Gomez, e Iliano che invece agirà da esterno destro offensivo. Tutto pronto per la ripresa del gioco, con il rinvio da parte di Franco Thomas, che cerca in avanti i centimetri di Gomez, ancora una volta Giuliano prima di lui, poi prolunga Federico Gomez, non riesce ad aggiustarsi la palla che gli rimbalza sulla schiena. Adesso riparte il misilmeri con Matera, che la allarga sulla sinistra per Cerniglia, avanza il capitano del misilmeri che la lascia lì sulla sinistra, palla messa in mezzo, l'intervento di Semeraro a liberare l'area di rigore, ma misilmeri che resta in proiezione offensiva con lo stesso Cerniglia, sbaglia il lancio in avanti Cerniglia, c'è stata però la deviazione da parte del numero 14 Iliano, ne è entrato, e dunque misilmeri che potrà usufruire di un corner. Sono Lucera e Lonigro sul punto di battuta, con Lucera che lascia l'incarico proprio a Lonigro. Chiama lo schema il numero 5 del misilmeri, che mette il pallone in mezzo a cercare i centimetri di Costantino, che non arriva sul pallone, poi Concialdi rimette in mezzo col destro, Thomas col pugno allontana, l'intervento, la conclusione da parte di Lucera, che manda altissimo la sfera, e dunque nuova rimessa dal fondo per il Mazzara. Adesso addirittura due palloni in campo, perché il pallone calciato da Lucera è uscito proprio dallo stadio. Arrivano due palloni nei pressi della zona di Thomas, che può andare al rinvio dal fondo. Riprende il gioco con questo rinvio da parte di Thomas. Gomez non riesce ad arrivare sul pallone. Poi nuovo duello tra Fernandez Castro e Fricano, che si arrampica sull'avversario e anticipa lo stesso numero 9 del Mazzara. Concialdi la mette giù, lascia lì all'Onigro, che poi allarga sulla sinistra per Pellegrino. Prova ad avanzare il numero 3 del misilmeri, che mette palla in avanti a beneficio di Cerniglia, prolunga ancora per Pellegrino, la palla viene però intercettata da Iliano, che manda direttamente in fallo laterale. Nuova rimessa con le mani per la formazione ospite, quando mancano poco più di 8 minuti al 90esimo, più recupero, poi vedremo di quanto si tratterà, mentre il misilmeri prova a continuare la pressione offensiva, la palla arriva tra i piedi del numero 18 Caracappa, che però non c'entra lo specchio della porta. Era una ottima occasione questa per il misilmeri, quando siamo all'83esimo minuto. Thomas aveva deviato leggermente il pallone, poi Caracappa non è riuscito a correggere in rete. Rinvio lungo da parte di Franco Thomas. Fricano ad anticipare Fernandez Castro, la palla termina direttamente in fallo laterale, mentre arbitro che prova a richiamare un po' d'ordine sulla panchina del Mazzara. Fallo laterale per il Mazzara, con Camara sul punto di battuta. Lascia l'incarico a Saia. Studia il piazzamento dei compagni Saia, che però non riesce a servire nessuno. Il misilmeri riconquista il pallone, Concialdi finisce a terra sulla pressione di Saia, che ha commesso fallo a giudizio dell'arbitro. Poi lo stesso Saia finisce a terra nel contrasto con Concialdi, che si era appena rialzato. Calcio di punizione per il misilmeri. Ficano sventò in avanti a cercare Matera, la palla resta al limite dell'area del Mazzara, con Lucera che commette fallo su Bertoglio. Aveva compiuto un grandissimo intervento Thomas,
opponendosi a questa conclusione del numero 11 del Missile Mary, ma era tutto fermo per l'intervento irregolare dello stesso Lucera su Bertoglio. Mentre Thomas deve essersi fatto male in occasione di questo intervento, perché resta a terra il portiere del Mazzara dopo la botta di sinistro di Lucera. Si rende necessario l'intervento dello staff medico in campo per soccorrere il portiere Franco Thomas. In più di un'occasione in questa ripresa è stato decisivo. Vedremo se l'estremo difensore argentino riuscirà a continuare la partita oppure no. Sembra abbastanza dolorante Thomas, che fortunatamente riesce a rialzarsi anche con l'ausilio dello staff medico del Mazzara. Adesso si aggiusta i pantaloni il portiere gialloblu. Dovrebbe essere in grado di continuare la gara il numero uno del Mazzara. Si riprenderà dunque con un calcio di punizione comandato per il fuorigioco, il fallo, l'intervento falloso di Lucera di pochi istanti fa su Bertoglio. Lucera che era poi andata a quella conclusione di sinistro respinta in tuffo dallo stesso Franco Thomas, che poi era rimasto dolorante a terra. Adesso Thomas rinvia a lungo nella zona in cui però la difesa del Missile Mary può mettere ordine. Palla che finisce a Camara, che prova il destro da fuori, destro che termina largo e non impensierisce il portiere del Missile Mary, Simone Marino. Mazzara che sta provando ad affacciarsi con conclusioni dalla distanza dalle parti di Simone Marino, ma non arrivano momentaneamente risultati. Adesso Missile Mary che prova a rispondere con Lucera che lancia in avanti la corrente Caracappa. Arriva l'intervento di Isaia, qui decisivo ad anticipare il numero 18 del Missile Mary. Poi Fricano dialoga con Concialdi, il sinistro di Fricano che mette in area di rigore, l'intervento di Lucera ad anticipare Bertoglio, il colpo di testa finisce direttamente sul fondo, dunque rinvio con i piedi per il portiere del Mazzara Franco Thomas in questa occasione. Poco più di 3 minuti e mezzo al 90esimo, vedremo poi quale sarà l'entità del recupero comandato dall'arbitro, mentre Gomez subisce un fallo da parte di Giuliano, arbitro che concede un calcio di punizione al Mazzara, con Gomez che è rimasto a terra tra le proteste dei biancorossi. C'è però Camara sul punto di battuta pronto a battere questo calcio di punizione. Mazzara che può così affacciarsi in proiezione offensiva con Camara che prova a mettere in mezzo a servire un compagno, la palla però è troppo lunga per tutti e finisce direttamente sul fondo. Mazzara che sciupa così questa occasione che si era configurata, e Missile Mary che può ripartire dalla destra con Fricano, lancia in avanti a cercare Lucera anticipato da Bertoglio, poi Cerniglia la mette a terra e serve in avanti Matera con il filtrante proprio per Lucera che supera Bertoglio. Il tiro di Lucera impegna Thomas, bravo a scendere con i tempi giusti e a bloccare il pallone. Balla rinvio lungo ancora una volta a Thomas a cercare Gomez che prova a stoppare di petto ma non riesce a mantenere il possesso del pallone. Poi Lucera la gira verso Federico che fa ripartire l'azione del Mazzara. Costantino di testa serve Fernandez Castro che viene anticipato però dall'intervento in chiusura da parte di Pellegrino che alza un campanile a beneficio di Matera che la prolunga per Lucera che commette però fallo su Bertoglio. E dunque sarà calcio di punizione in favore del Mazzara. Allenatori che avrebbero a disposizione ancora alcuni movimenti dalla panchina,
Il Misilmeri ha infatti fin qui operato 4 sostituzioni, 2 soltanto quelle operate dalla panchina gialloblu, ma non sembrano esserci novità in arrivo in tal senso. Palla sventolata in avanti con il Misilmeri che si riappropria del possesso della sfera. Lucera prova a superare Cesar, poi Lo Nigro. Ancora una volta supera Cesar e serve in avanti Matera. Gioco di sponda da parte del centravanti che lancia in avanti Lucera, pescato in posizione di offside a giudizio del primo assistente dell'arbitro che ha alzato la bandierina. Dunque sarà calcio di punizione per il Mazzara, mentre è pronto il terzo cambio tra i canarini quando stiamo per entrare nel corso del 90° minuto. Il numero 13 pronto all'ingresso in campo, si tratta di Nicolò Vallone. A lasciare il terreno di gioco è Salvatore Federico con il numero 4. Federico che ha avuto una delle occasioni migliori della gara con quel calcio di punizione su cui è stato decisivo il volo di Simone Marino che con la mano di richiamo ha messo in corner. Dunque Vallone al posto di Federico, non cambia nulla a livello tattico, un centrocampista per un altro centrocampista. Vedremo anche se l'arbitro concederà minuti di recupero perché siamo proprio adesso al 90° minuto. Vedremo dunque quale sarà la segnalazione del direttore di gara Yukumere dell'Aquila. Calcio di punizione per il Mazzara, Semeraro lancia in avanti nella zona di Gomez che non riesce ad anticipare però il diretto avversario. Il Misilmeri riconquista il pallone, lancia in avanti con il tacco volante di Matera a cercare Concialdi, decisivo in questa occasione l'intervento di Pirrello che mette direttamente in out. Rimessa laterale per il Misilmeri, mentre non arriva ancora la segnalazione del recupero da parte dell'arbitro, vedremo fino a quando si andrà avanti. Concialdi la lascia lì per Pellegrino che poi è costretto ad arretrare a servire Cosentino. Adesso Misilmeri in proiezione offensiva con tutti gli effettivi nella metà campo del Mazzara. Lucera pescato ancora una volta in posizione di offside, sarà ancora una volta calcio di punizione in favore del Mazzara. Tarda ancora ad arrivare la segnalazione dei minuti di recupero, adesso arrivano... Abbiamo visto 6 minuti di recupero, non abbiamo capito. Ci è sembrato di leggere sulle mani della 6 minuti di recupero. Effettivamente è così, si andrà avanti fino al 96° con il risultato che è ancora fermo sullo 0-0. Palla battuta lunga, Franco Thomas a cercare in avanti Gomez, ma ancora una volta prima di lui Giuliano a intervenire di testa, poi Matera la mette giù. La riconquista il Mazzara con pallone, l'intervento in scivolata da parte di Semeraro e la palla che finisce direttamente in out. Rimessa laterale per il Misilmeri mentre se ne è già andato via 1,5 minuti rispetto al 90°. Adesso Thomas in uscita ad anticipare Lucera, scortato anche da Semeraro. Riconquista palla per il Mazzara. Un pari che per entrambe significherebbe allungare la striscia positiva. Misilmeri che continuerebbe ad avere una difesa di ferro e raggiungerebbe i 10 risultati utili consecutivi. Il Mazzara salirebbe a 8 risultati utili consecutivi invece e salirebbe a quota 19 punti in classifica. Adesso Cerniglia prova ad avanzare, l'intervento in scivolata da parte di Vallone che mette palla in fallo laterale. C'è Giacomo Fricano sul punto di battuta, l'arbitro gli chiede di arretrare, Fricano batte all'indirizzo di Concialdi che mette giù il pallone, poi torna indietro da Simone Giuliano. Per vie centrali da Cerniglia, poi Matera che serve in avanti Concialdi, l'intervento in scivolata di Bertogli, intervento corretto che ha impedito a Concialdi una comoda conclusione a rete con Thomas che ha potuto così bloccare il pallone. Prova a ripartire il Mazzara con Vallone che sbaglia però l'appoggio per Gomez, appoggio troppo morbido qui da parte del 2004 del Mazzara, poi l'intervento falloso da parte di Camarà su Lo Nigro che resta a terra dolorante in questa circostanza. Si rende necessario l'intervento del staff medico del Misilmeri che adesso entra in campo a prestare le dovute cure al numero 5 biancorosso.
Resta a terra dolorante l'Onigro mentre arrivano le cure dello staff medico del Misil Meri. Vedremo se si renderà necessaria la sostituzione per il numero 5 della formazione ospite. Mentre scorrono i minuti, ricordiamo che l'arbitro ha segnato 6 minuti di recupero, quasi 4 sono già andati via, ma probabilmente ci sarà un supplemento di recupero per il tempo che adesso si sta perdendo in occasione del soccorso medico all'Onigro. E adesso l'Onigro è costretto ad abbandonare il campo, dunque quinta e ultima sostituzione per il Misil Meri quando siamo al 95esimo minuto. Il Misil Meri sostituisce fuori l'Onigro, dentro Lo Gerfo con il numero 25, Lo Gerfo. Dunque Lo Gerfo prende il posto di l'Onigro al 95esimo minuto. Siamo sicuri che comunque ci sarà un supplemento di recupero perché almeno 2 minuti sono volati via per prestare le cure mediche al numero 5 del Misil Meri, che adesso può beneficiare di un calcio di punizione. Concialdi batte questo calcio da fermo a cercare in avanti le torri biancorosse, prolunga la traiettoria Gomez, ma il Misil Meri resta in proiezione offensiva sulla destra. Adesso provano i giocatori del Mazzara a metterla fuori, ci riesce Iliano, sarà rimessa laterale per il Misil Meri mentre stiamo entrando nell'ultimo minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Palla messa in mezzo da parte di Fricano, Gomez allontana, poi Lucera col mancino, palla alta direttamente in curva, si salva in questa occasione il Mazzara. Adesso si riprenderà con un rinvio dal fondo in favore della formazione canarina. C'è anche chi, come Saia, sta accusando crampi e adesso viene aiutato da Pirrello a rimettersi su. I giocatori del Misil Meri chiedono spiegazioni al direttore di gara. Mancano effettivamente 20 secondi al 96esimo, però vedremo se si andrà ancora avanti oltre i 6 minuti di recupero. Rinvio dal fondo affidato a Franco Thomas, il portiere del Mazzara, che studia il piazzamento dei compagni e la batte all'indirizzo di Gomez. Adesso prolunga di testa Gomez, poi arriva l'intervento da parte di Pellegrino su Fernandez Castro. Misil Meri che può ripartire con Concialdi, palla in avanti a servire il neoentrato Lo Gerfo che se la prolunga, poi l'intervento in chiusura da parte di Semeraro a evitare guai al Mazzara, ma Misil Meri che resta in avanti e beneficerà di una rimessa laterale. Concialdi la lascia lì con un colpo di tacco per Pellegrino, la palla termina in out, sarà ancora rimessa laterale per il Misil Meri con Lucera che serve al limite dell'area, Concialdi anticipato da Cesar, poi palla messa in mezzo a beneficio di Cosentino che se la ritrova lì e la mette in rete, una vera e propria beffa quando siamo al 97esimo minuto. Questa palla messa in avanti per Cosentino che è riuscito ad aggiustarsela, ma ci saranno polemiche, ne siamo sicuri, perché siamo al 97esimo minuto. Adesso cartellino giallo per Camarà che sta protestando all'indirizzo del primo assistente dell'arbitro, mentre anche il preparatore atletico chiede spiegazioni alla terna arbitrale. Ma al 97esimo minuto il Misil Meri si porta in vantaggio con il destro di Cosentino che non ha lasciato scampo a Franco Thomas. Ci sono le proteste da parte di tutta la panchina del Mazzara perché i 6 minuti di recupero erano abbondantemente passati, ma le proteste siamo sicuri che riguardino la possibile posizione di offside da parte di Cosentino. Dunque quando siamo al 97esimo minuto, Misil Meri in vantaggio qui a Mazzara, la sblocca Cosentino, Mazzara che adesso può ripartire con Camarà. Camarà prova a portarsela in avanti, non subisce fallo da parte di Matera, poi la recupera il Misil Meri con Cesar che invece subisce fallo. Arriva il triplice fischio dell'arbitro quando siamo al 98esimo minuto, continuano le proteste del Mazzara all'indirizzo della terna arbitrale per la possibile posizione di offside da parte di Cosentino che ha sbloccato il match vinto a questo punto dal Misil Meri in pieno recupero. Ma Mazzara costretto alla sconfitta da un episodio molto molto dubbio.
con Costantino che decide dunque la gara del Nino Vaccara, mentre continuano le proteste dei componenti della panchina giallo-blu all'indirizzo della terna arbitrale. Il Misil Meri porta via 3 punti dal Nino Vaccara, la seconda squadra che ci riesce dopo l'Akragas che si era imposta qui per 4-0, ma una sconfitta che brucia tanto per come è arrivata al 97esimo minuto con la possibile posizione di offside da parte del difensore che ha deciso la gara, mentre continuano le proteste del Mazara. Dunque, giornata amara per il Mazara che cade di misura contro il Misil Meri. Mazara 0, Don Carlo Misil Meri 1, la decide Cossentino in posizione dubbia al 97esimo minuto. Da Luca Di Noto, dallo stadio Nino Vaccara è tutto. Appuntamento alla prossima gara interna del Mazara.